È chiaro che non... io non sono laureato, ma ci arrivo anch'io, no? Nel senso che si creano problemi nelle voci del bilancio dello Stato per finanziare i capitoli di spesa che più ci interessano, che sono quelli della sanità, dell'istruzione, della previdenza e dello Stato sociale, quindi del pubblico, su cui non ci saranno più finanziamenti e quindi è chiaro che si ridurrà poi la spesa sociale, o peggio, si andrà con una privatizzazione più spinta. Sul salario minimo, ho già detto prima, ci deve essere un richiamo concreto alla nostra contrattazione, perché il salario non basta, non c'è solo il salario, quindi ci sono ferie, malattie, eccetera, conoscete meglio di me la questione. Noi come CGL però in maniera più forte rispetto a CISLEI stiamo dicendo questo deve essere legato anche a una legge sulla rappresentanza, perché si misuri la rappresentatività del sindacato. L'attacco ignobile della destra sul reddito di cittadinanza, che comunque è stato uno strumento, l'abbiamo detto da subito, l'abbiamo anche criticato all'inizio, va bene per le questioni della povertà, non deve essere confuso con una politica attiva del lavoro. Detto questo, però, ci sono anche a Como persone che hanno avuto bisogno, e se non c'era l'integrazione del reddito di cittadinanza si sarebbero trovato in situazioni veramente complicate. Quindi dobbiamo portare nel territorio, a partire dalle fabbriche, dai luoghi di lavoro, dalle leghe, è una discussione, perché divisioni e disuguaglianze stanno aumentando anche qua a Como. Faccio solo degli esempi: l'80% delle nuove assunzioni è fatta di contratti precari, discontinui, a volte.